Radio Radicale, siamo con Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati che oggi si sta occupando del decreto Salva Banche Venete. Allora, noi oggi abbiamo visto che i vostri parlamentari delle altre commissioni, mentre gli stessi vostri parlamentari delle finanze, della Commissione Finanze stavano votando, sono entrati con dei cartelli in commissione. Allora, che cosa avete voluto dire con questa iniziativa? Allora, vogliamo che i cittadini sappiano quelle cose incredibili che stanno succedendo. Qua siamo di fronte, io ho perso il conto dei provvedimenti di questi governi, Renzi, Gentiloni che è ancora Renzi, che salvano le banche. Questo rispetto agli altri, siamo partiti nel 2014 col decreto IMU Banca Italia e tutta Banca Etruria, Banca Marche, tutti i provvedimenti che hanno salvato non i risparmiatori, hanno salvato i banchieri, che sono i fratelli gemelli dei nostri politici, collegati ad un sistema a doppia mandata che li lega con banche, politici, dei vecchi partiti e multinazionali, grosse società finanziarie, tutti che finanziano a vicenda la politica che aiuta le banche che aiutano la politica, le società finanziarie che aiutano i politici, che si finanziano tutti insieme l'un l'altro. Ma questo è peggio perché il decreto salva banche l'ha scritto di fatto l'amministratore delegato di Banca Intesa, che è quella all'interno della quale grande banca, io non sto parlando male delle banche, io sto descrivendo dei fatti. Hanno scritto loro un decreto che fa inglobare la parte buona delle due banche venete in Banca Intesa e fa arrivare a Banca Intesa circa 5 miliardi di euro di soldi pubblici, mentre la restante parte va nella cosiddetta banca cattiva sulle spalle ancora dello Stato e dei contribuenti. Ma stiamo scherzando? Al Senato si parla degli ussoli, qua si parla delle banche, con una disoccupazione giovanile che arriva al 40%, con una disperazione della nostra popolazione che è incredibile, padri di famiglia che non riescono ad arrivare a fine mese, e qua non si salvano i risparmiatori che si sono visti cancellati i propri risparmi da banche che hanno agito in maniera truffaldina, disonesta, con la copertura dei politici, perché gli amministratori di quelle banche li mettevano i politici, ma salvi i banchieri e i politici che li hanno messi lì. Ma che paese è questo qua? Noi stiamo manifestando, siamo qua adesso fuori dalla Commissione Finanze a dire che non è più sopportabile. Ci hanno detto per 4 anni che non ci sono i soldi per fare la legge sul reddito di cittadinanza. Eppure in un mese hanno messo 20 miliardi per MPS e 5 miliardi per salvare, gradandoli a Banca Intesa, le due banche venete. Se facciamo 2 anni di reddito di cittadinanza in questa maniera, ma stiamo scherzando? Volevo chiederle questo. All'indomani del via libera della Commissione Europea del salvataggio di Monte Paschi Siena, volevo sapere se lei ritiene che ci siano state delle nel mare magnum dei salvataggi che sono state favorite più di altre, secondo il suo modo di vedere. Il mio modo di vedere è che delle crisi delle banche, dei crediti deteriorati, si sapeva da anni, ma questi politici, soprattutto Renzi, che è 4 anni che tiene in mano questo governo, e anche col governo Monti, ricordiamoci che il PD lo appoggiava, si sapeva che c'erano dei problemi. I paesi normali, gli altri paesi, sono intervenuti per tempo, chi a nazionalizzare, chi a intervenire, a ricapitalizzare. Se non ci fosse il Movimento 5 Stelle in questo Parlamento, neppure si saprebbe, se non con una minima notizia alla fine di un TG nazionale pubblico, che si sono impegnati miliardi di euro per salvare delle banche private, fottendosi, scusate il termine, dei risparmiatori. Ricordiamo le centinaia di migliaia di risparmiatori, piccoli obbligazionisti, che sono stati depredati delle loro somme e di risparmi di una vita, quando lo sportello alla banca gli diceva che era un investimento sicuro, annientato. Che cosa proponiamo noi? Dividere le banche di investimento dalle banche che danno i mutui, dalle banche che danno i prestiti. Tu vuoi speculare, vuoi cercare di rischiare i tuoi capitali,
lì c'è la porta, c'è una porta. Dall'altra parte, se vuoi farti un mutuo per comprare la casa o vuoi 20.000 o 30.000 euro per aprire un'attività, c'è un'altra porta e sai che ci sono interlocutori diversi. Questa commistione qua ha fatto sì che sia arrivata a questo punto. Ecco, grazie a Danilo Toninelli per averci spiegato il senso dell'iniziativa del Movimento 5 Stelle di protesta in Commissione Finanze durante l'esame del decreto Salva Banche Venete.